In meno di 2 mesi vediamo che cosa è successo in questo conto di trading. A breve farò vedere tutti i ragguagli anche dell'Equity Line e anche di quello che ci dice, ci narra MyFX Book, perché questo conto è collegato con MyFX Book. Andiamo a vedere quello che è successo in 2 mesi. Insieme a voi c'è il rettangolino del periodo personalizzato dal 1 luglio, anche se in realtà il deposito è stato fatto il 13 luglio, fino ad arrivare al 9 settembre 2022. Eccolo qui, il ragguaglio tecnico di tutti i trade eseguiti, cominciando per l'appunto dal 13 luglio 2022, il deposito di 2.200 euro. Come possiamo vedere in alto, il profitto è pari a 1.954 euro e 49 centesimi. Nel deposito è incluso anche il rollover del crude oil a 14,94 euro. Il bilancio attuale è di 4.169,43 euro, quindi in meno di 2 mesi 1.954,49 euro. Questo il bilancio partendo da 2.200 euro. Arrivando ad imparare il trading da chi ha fatto la storia del trading. Questi sono i risultati. Si arriva a raddoppiare, triplicare il conto non nel giro di 20 anni, ma nel giro di 6 mesi, 8 mesi, 12 mesi, 14 mesi. Poi dipende molto anche da come gira il mercato, se il mercato ci dà determinate occasioni, determinati profitti, oppure se il mercato ogni tanto ci dice e ci impone delle perdite. L'importante è saper fare trading, non saper vendere un corso, non saper gestire un servizio di segnali di trading o di didattica, ma saper fare trading. E i veri trader sono coloro i quali lo sanno fare non da 50 o 100 mila euro, ma da piccoli conti, sapendo arrivare a fare dei trade di un certo tipo, edgeando le posizioni, capendo quello che si sta facendo e soprattutto muovendosi come le mani forti, intercettando i movimenti delle mani forti e agendo di conseguenza. Questo è quello che fa un vero trader. Tra non molto questo conto raddoppierà, tra non molto andremo a vedere tutti i ragguagli tecnici di questo conto aperto il 13 luglio 2022. Quindi nel momento in cui arriverò a raddoppiare il conto e ad avere in bilancio 4.400 euro, farò vedere tutto nei minimi dettagli, cosa già fatta vedere negli scorsi video, ma lo farò vedere veramente in maniera millimetrica e dettagliata con l'apertura davanti a tutti della piattaforma MT4, facendo vedere tutto quello che c'è all'interno di questo conto, che è un conto reale, non è un conto dimostrativo, ed è un conto collegato con MyFX Book. Quindi tutti i risultati sono certificati da MyFX Book. Bisogna impegnarsi. È un lavoro, non è un gioco, non è un quarto d'ora, non è mezz'ora al giorno, non è un po' di tempo e poi mi brucia stare davanti al grafico, mi brucia stare davanti al PC, mi brucia lavorare perché non voglio lavorare, voglio guadagnare senza lavorare, perché ormai ci narrano e ci vendono questo, come se fare trading 3-4 ore al giorno fosse la disgrazia di tutti i mali, fosse l'origine di tutti i mali. E non è così, è un lavoro. Come tale va gestito e come tale va vissuto. È un lavoro. Punto. Non è altro che un lavoro. Con passione, con dedizione, con entusiasmo, sicuramente lo si affronta perché è un bellissimo lavoro, però non capisco quando vogliono vendere il trading come un'attività pesante, stressante, che però se fatta un quarto d'ora, 12 minuti, 10 minuti al giorno, diventa una buona attività. Per vivere di trading bisogna vivere il trading come un vero e proprio lavoro. Punto. Sto dimostrando, sto facendo vedere che anche da un piccolo conto si può fare in modo che questo piccolo conto diventi non in 2 anni, 3 anni, 10 anni, ma in un periodo
periodo ragionevole diventi un conto di un certo tipo. E da un conto di un certo tipo poi arriveremo a ricavarci uno stipendio.